Io, a dire il vero, aspettavo a iscrivermi perché speravo, visto che lo abbiamo atteso, di sentire l'intervento dell'assessore, su cui va bene? Sì, almeno adesso sappiamo a grandi linee qual è la posizione dell'assessore. È sicuramente utile conoscerla. Io voglio cogliere un minimo, ma proprio un minimo di miglioramento della posizione dell'assessore rispetto alla prima volta che l'avevamo sentito in commissione, dove aveva detto un no che a mio modo di vedere era assolutamente incomprensibile, soprattutto perché erano state illustrate dai tecnici del comitato sia tutti gli inconvenienti del progetto, che ora penso siano più chiari anche ai tecnici della Serravalle, perché insomma tutti quei tavoli che ci diceva l'assessore, che sono stati tavoli tecnici, al di là che l'assessore e i tecnici della Serravalle non definiscano progetto ma idea progettuale, quella portata avanti dal Comitato e dalle amministrazioni, però i problemi che ci sono nel progetto attuale della provincia sono chiari e grossi. Questo credo che nessuno, neanche l'assessore De Nicola, lo possa negare. Colgo proprio come nota positiva il fatto, appunto, che non abbia detto un no, ha detto che sta valutando. Ora io, a questo punto, insomma, la situazione è nota, quindi non stiamo lì a illustrarla ulteriormente, però quello che mi chiedo a questo punto è se da parte della maggioranza, visto che l'assessore non ha detto no, c'è magari la possibilità di una condivisione, magari con delle modifiche sul testo predisposto, magari sentendoci un attimino tra i capigruppo, se c'è lo spazio per arrivare a un documento che comunque raccolga quelle che sono le istanze sia dei cittadini, sia delle amministrazioni locali, perché cioè, qui non è che possiamo, come dire, ignorare un dato che è estremamente importante. Cioè, non una, ma più amministrazioni locali, tutte quelle che sono interessate e che sono di colore politico differente, hanno detto no a questo progetto e hanno detto sì a quella, chiamiamola idea progettuale, chiamiamola pure idea progettuale, che però è alternativa e quindi magari va sviluppata. Quindi, a questo punto, l'invito è quello. Vediamo se c'è lo spazio per fare quelle eventuali modifiche per arrivare a un documento comune che raccolga comunque lo spirito di quello che è il documento originario che abbiamo in discussione oggi. Io attendo ovviamente segnali dall'altra parte. Ringrazio.